Ciao a tutti, scusate ma faccio gonfi, occhi gonfi che io mi sono svegliata da pochissimo, sono messo solo le tinti così per non spaventarvi. E praticamente cosa sarà il video di oggi? Prima di tutto ragazzi, io vado a mettere qui il mio nuovo Instagram che ho fatto giustamente per il canale, perché io ce l'ho il mio personale che è praticamente metto delle cose personali, io preferisco non mettere più nessuno che io non conosca di persona lì, e quindi perché sono persone che mi fido e tutto, persone della mia famiglia, queste cose, e quindi preferisco non farlo. Quindi ho fatto un Instagram soltanto per il canale, cioè guarda che ho fatto che una settimana, quindi ci sono poche postaggi ancora, e più avanti, mano a mano, cresceranno gli iscritti lì. Gli farò più cose, per adesso sto mettendo solo look, scarpe, queste cose che di donne, no, di donne. Quindi, bene, raga, questo video è su di cosa? Su l'utilizzo, come lo sto utilizzando adesso l'olio di riso. Bene, io per un tempo mi ero fermata di usare l'olio di ricino, e poi ho cominciato a utilizzare soltanto in un soprastile perché c'era un difetto, che praticamente è in questa qua. C'era dei buchi qua, c'era anche un pelo, quindi io la sto utilizzando ancora. Questa qua già è un trattamento da più o meno 3 mesi. Io avevo cominciato l'anno scorso questo trattamento, ma non mi sono fermata. Però adesso ho cominciato a fare anche qua, perché adesso questa sopracciglia qua si sta facendo più spessa di questa, e quindi per lasciarla più simile, io li faccio così anche. Ho cominciato già da una settimana a trattare anche questo pezzo qua, che è dove c'ho meno capelli, e questo pezzettino qui. Quindi aspettate, prendo qua un cotofioco che io faccio sempre con questo, perché l'olio di ricino, come è troppo denso, lui c'è spesso, quindi per utilizzarlo a volte si deve riscaldare, passare in tutti i capelli, c'è tutta una cosa. Poi l'olio di ricino non è un olio profumato, e a volte per alcune persone può dare fastidio. C'è chi li usa anche nelle ciglia, però a me nelle ciglia mi fa un po' di allergia negli occhi, che ho gli occhi troppo sensibili. Quindi cosa faccio? Io li prendo solo niente qua nel cotton fioco, come potete vedere, un niente, vedi che è solo un po' bagnato, e poi io vengo soltanto dove io ho bisogno, io voglio che cresca i peli, e dove io voglio che i peli si spessano un po' di più, che è questa zona qua di sopra, per lasciare uguale qui, e a volte anche tolgo anche di qua del coso, quindi non si spreca niente. Questo pezzo qua davanti, che per me io voglio dei capelli un po' più lunghi, guarda che qua già si è riempito tanto, c'era tanto di meno dei capelli, quindi praticamente se voi avete fatto qualche cazzata adesso, c'è pure una ragazza che mi segue, che mi è andata a seguire mi segue già da anni, dall'inizio praticamente, che mi è andata a seguire su Instagram nuovo, che mi ha detto, quindi io già dovevo fare questo video, io ho solo messo avanti altre, quindi praticamente qua dove lo metto, qui in questa zona interna, che è solo dove io voglio, tutto il resto io non li voglio che cresca più. E quindi li lascio così. Lui fa crescere più velocemente i capelli. Questo, beh, c'ho dei video di olio di ricino di 2-3 anni fa, quindi è una cosa che uso da tanto tempo, e è una garanzia. Poi io prendo, metto in questa zona che sto mettendo da 2 settimane, e non è un miracolo, non è che tu metti oggi, domani già i tuoi capelli, no. Devo aspettare. Io penso che per avere un buon risultato, almeno 3 mesi, poi deve continuare a usare. Deve sempre, perché sempre quanto più passa, migliore. Migliora sempre di più. Ma io penso che già con un mese già comincia a vedere dei risultati abbastanza buoni. E se lo usi, non so, non ce l'hai niente di sopracciglia, che io conosco gente che non c'era, ha usato per un anno e oggi ce n'è delle sopracciglia, quindi non è una cosa. Beh, c'è un pelino qua.
non è una cosa che non funziona, ma come vi ho detto già una garanzia, quindi sto mettendo qua. Io lo so che qua sarà la parte che rimarrà più tempo per crescere e tutto, magari delle sopracciglia si vedrà più velocemente, però io vado e lo metto e aspetto la pazienza. Non è la mia, è la mia amica, non è la mia nemica. Io sono una persona che ho tanta pazienza. Non voglio, non sono quella che vuoi, oh, i miracoli, sai, oggi ho cominciato a fare un trattamento e domani già voglio i capelli o i cosi, già. Non è una plastica, quindi li metto anche. Vedi che di qua io è un peso minore, è solo qui che ho pochi capelli. Qua già c'è una zona più grande, più profonda, più. E quindi io lo metto quando li vado a lavare i capelli, che sarebbe oggi. Lo lascio qua minimo 3 ore, ma lo lascerò di più perché adesso è mattina, quindi vado a fare pulizia di casa, studiare, fare tutte le cose che devo fare. E poi più tardi li lavo, cioè i capelli sporchi, certo. Poi mi sa che almeno 5 ore rimarranno nei capelli, quindi farà un bel tempo. E è una garanzia, l'olio di ricino, raga, è una garanzia. E magari chi vede dei video vecchi vede la differenza tra le mie sopracciglia. Qua sono naturali, senza niente, sono i miei peli e tutto. Si vede anche che è fatta male. Però nel senso, sta crescendo e se tu hai fatto un sbaglio nelle sopracciglia, questo qua è il video adatto a te. Bene, è un video corto questo, meno di 10 minuti. E praticamente io voglio chiedere a voi se a voi piace questo video o io parlo di tante cose, sai, metto un po' la mia vita qua, diciamo un pochino, e non la mia vita, non racconto la storia della mia vita, metto delle cose che utilizzo, queste cose. Quindi se volete iscrivetevi al canale, andatela su Instagram, anche mettimi mi piace del video, i commento e attivi campanello. Un bacione, grazie per vedere questo video e alla prossima!